Nella pallavolo moderna, con questa nuova fisicità che si è sviluppata dopo l'introduzione del libero, alcuni fondamentali come la ricezione e la difesa hanno assunto un valore sempre più determinante. I battitori tirano veramente molto forte su tantissime rotazioni, quindi c'è la necessità di essere pronti ed allenati a tenere delle palle molto potenti ed essere molto disciplinati per quel che riguarda i conflitti all'interno della, diciamo, ricezione. E poi anche sulla difesa, visto che questi giocatori ormai fisicamente riescono a prendere la palla molto alta, a tirare molto forte, non sempre solo con il muro si riesce a contenerli, bisogna assolutamente essere organizzati e essere pronti sulla difesa a molteplici situazioni. Dal punto di vista metodologico ho tratto grande giovamento negli ultimi anni dall'utilizzo della macchina sparapalloni, sia per la ricezione che per la difesa. Penso che sia uno strumento veramente importante a tutti i livelli per riuscire a fare una buona quantità di palloni, sia dal punto di vista della tecnica individuale che dal punto di vista proprio delle zone di conflitto per la ricezione. È uno strumento che può elevare di molto la qualità dell'allenamento e soprattutto può dare continuità di azione sulla difesa in alcune situazioni dove semplicemente con i ragazzi sui tavoli si fa fatica a fare una determinata quantità. È una macchina tecnologicamente molto avanzata, che ci consente proprio di lavorare senza assolutamente rovinare i palloni con grande continuità, sia sulle palle al salto, quindi quelle palle con rotazioni dove si simula la battuta in salto o la schiacciata, ma anche e soprattutto sulle palle flottanti, a simulare proprio battuta salto-flotto, tutte quelle situazioni dove sono necessari degli appoggi sulle palle, diciamo, flottanti. È una situazione molto allenante che io consiglio per tutti, anche e soprattutto forse per i settori giovanili, dove c'è bisogno di fare tante ripetizioni e non ci sono magari possibilità per simulare schiacciate battute di alto livello.